Una nuova sede a Pescina per dare un ulteriore impulso alla vaccinazione contro il Covid nella Marsica orientale. Il nuovo edificio, situato nell'ex distretto sanitario di base, in cui verranno effettuati i vaccini che finora sono stati somministrati nel presidio territoriale di assistenza del centro marsicano, è stato sottoposto ad una serie di articolati interventi di adeguamento. Lo stabile si compone di locali a pian terreno composti di 10 stanze in cui verranno somministrate le vaccinazioni e di un primo piano da utilizzare in futuro per la collocazione di altri servizi. Una struttura che dopo 11 anni viene rimessa in moto. Ci sono stati una serie di interventi da parte dell'azienda dal punto di vista strutturale, dal punto di vista elettrico, dal punto di vista idraulico. Abbiamo a disposizione 10 ambienti al piano terra che consentiranno di svolgere tutta l'attività vaccinale in sicurezza e nella garanzia del distanziamento sia per gli operatori e sia per quanto riguarda gli utenti. Al piano superiore abbiamo ulteriori ambienti che saranno poi essere utilizzati anche successivamente per ulteriori attività. È una struttura importante a servizio della Valle del Giovenco che appunto ci consente di superare l'allocazione originaria presso il PTA di Pescina. E in questo ambito voglio ringraziare anche l'amministrazione comunale di Pescina, nella persona del sindaco, del vice sindaco, di tutta l'amministrazione che ha partecipato appunto alla riattivazione di questa struttura. Con l'apertura della nuova sede vi sarà un incremento del numero di vaccinazioni che attualmente si attesta sulle 250 giornaliere. Ne gioverà tutto il territorio della Valle del Giovenco, di cui Pescina è un punto di riferimento, che disporrà così di un importante presidio di erogazione vaccinale. Copriamo un territorio abbastanza vasto, che è quello della Marsica Est, quello della zona Preparco e della Villa Vallelonga. E dal 12 di aprile non ci siamo mai fermati, e siamo stati qui presenti anche noi come amministrazione per dare supporto a quello che è stata una unione di intenti da parte della Regione, della ASL e dell'amministrazione comunale di Pescina nel poter riportare in vita questa struttura che era ferma dal 2010. È un punto fondamentale per la ripartenza di un elevato numero di cittadini che vivono in questa zona, ma soprattutto per dare la possibilità che una volta vaccinati sia la sicurezza che il coronavirus comincia a essere più lontano da quello che è la nostra vita quotidiana. Quindi mettere in sicurezza la zona è sicuramente sintomo di responsabilità da parte di tutti gli attori che hanno contribuito a questa grande soluzione.